Tenez-vous prêt. Cible en vue. À toutes les unités. Cos'è che definisce un ladro? Rubare un centesimo? Un dollaro? Oppure 100? Per alcuni ladri non è mai abbastanza. Questa è la storia di una delle più grandi frodi bancarie di sempre e del suo autore. L'ammontare dei danni finanziari per ora confermati è di 6 miliardi di dollari. Una somma enorme. Era chiaro che qualcuno stesse sottraendo soldi alla banca. La sfida era scoprire dove fossero finiti e chi fosse il responsabile. Ho prestato servizio come ispettore a Scotland Yard per più di 30 anni e sono specializzato in frodi e riciclaggio di denaro. Questo è il caso più intricato e complesso di cui mi sia mai occupato. La BTA Bank fu fondata nel 1925, quando il Kazakistan era parte dell'Unione Sovietica. Negli anni è stata oggetto di molte riorganizzazioni. Era una delle più rispettate banche in Kazakistan, con filiali in diversi paesi del mondo. Ma nel 2008, la crisi finanziaria globale rivelò che la banca era stata vittima di una frode creditizia di dimensioni inaudite. Sergei Perov, capo del Dipartimento Investigativo, Commissione Anticorruzione della Repubblica del Kazakistan e capo dell'investigazione criminale. Durante la crisi economica globale sono venute alla luce una serie di infrazioni a leggi bancarie commesse da parte dei vertici della BTA Bank. Ne è risultata una revisione da parte dell'autorità di sorveglianza finanziaria, dalla quale sono emersi fatti sensazionali in merito alle appropriazioni indebite di fondi della banca stessa. Al centro della frode fu l'istituzione di UKB6, un dipartimento segreto che i revisori forensi descrissero come una banca dentro la banca. Il ruolo di UKB6 era di amministrare le richieste di credito e camuffare ogni sospetto sollevato da altri dipartimenti all'interno della banca. Chris Hardman è socio ed avvocato dello studio legale internazionale Hogan Lovell. A lui era stato assegnato il compito di scoprire dove fosse finito il denaro sottratto. UKB è un acronimo che descrive i diversi dipartimenti creditizi all'interno della banca. Uno di questi, UKB6, era una divisione speciale che sembra essere stata al centro di molti prestiti fraudolenti. Si trovava a un piano riservato del quartier generale in Kazakistan. Aveva speciali procedimenti di sicurezza e specifici sistemi di approvazione dei prestiti. In breve, sembrerebbe essere l'entità al centro di queste pratiche fraudolente. In un periodo di 4 anni a partire dal 2005, il volume di prestiti approvati dalla banca ed amministrati da UKB6 è cresciuto del 1000%. Circa 200 progetti, ognuno dei quali connesso ad una richiesta di credito alla banca, a volte per diverse centinaia di milioni di dollari. Una volta che i prestiti venivano approvati e i fondi rilasciati, ogni progetto disperdeva i soldi in una vasta rete di società di comodo. Secondo gli investigatori, sarebbero 30.000 le società coinvolte in questo giro. Quando le autorità vennero messe in allerta dei miliardi sottratti alla BTA come conseguenza dei prestiti fraudolenti, la banca era al collasso. Nurlan Norgabailov è a capo del Dipartimento Recupero Assetti alla BTA Bank e ha il compito di coordinare un team di specialisti internazionali del recupero crediti. Il sistema è chiaro. Il prestatario potrebbe essere un'azienda russa richiedente, ad esempio, 300 milioni. Il problema è che erano prestiti a perdere, non ripagabili. L'unico obiettivo era di ottenere i soldi e una volta che il denaro veniva distribuito alle società di comodo, diventava irrintracciabile. Nella storia del Kazakistan ci sono stati numerosi casi criminali d'alto profilo, ma questo è unico in termini di danni causati, di persone coinvolte e di numero di attività fraudolente da parte dell'organizzazione criminale di Ablyazov.
Nel 2009 il governo ha dovuto sovvenzionare la banca perché questa non aveva più soldi. Un milione di persone usufruivano dei servizi della banca per risparmi, pensioni, depositi e assicurazioni di ogni tipo. Tutti i servizi erano bloccati e questo causò un periodo di crisi. Non era difficile vincere che qualcuno aveva rubato. Ovviamente eravamo neutrali quando abbiamo cominciato ad investigare, ma presto divenne chiaro che quei prestiti non sarebbero mai stati ripagati a meno che qualcuno non perseguisse i responsabili, cosa molto impegnativa. Il Kazakistan è il paese senza sbocco sul mare più grande al mondo. È stata l'ultima repubblica a dichiararsi indipendente dall'Unione Sovietica dopo il collasso del comunismo nel 1991. Il paese ora possiede la più solida economia in Asia centrale. Con la prosperità si sono presentate nuove possibilità per giovani ed ambiziosi kazaki, ansiosi di trarre vantaggio dal nuovo libero mercato. Uno di loro veniva da un piccolo villaggio rurale nel sud del paese. Mukhtar Ablyazov. Ian Ferguson è un giornalista investigativo che ha studiato l'ascesa di Ablyazov. La vita accademica di Ablyazov è iniziata studiando fisica nucleare in Kazakistan. Una volta conclusi gli studi universitari a Mosca, torna in Kazakistan e si dà al commercio di pasta, sale, automobili e si diletta nella finanza. Il presidente del paese lo nomina capo della società elettrica statale e durante il mandato Ablyazov si trova per la prima volta faccia a faccia con la legge quando viene interrogato per abuso di potere, per poi essere promosso a ministro dell'energia. Secondo Ablyazov, dopo aver rifiutato di rientrare al governo nel 1999, venne incastrato dallo stesso governo, venendo condannato a 6 anni. Dopo meno di un anno, la richiesta di grazia venne accolta dal presidente. Dopo il suo rilascio, Ablyazov ritorna a Mosca per perseguire il suo business. Poi, nel 2005, viene designato presidente della BTA Bank e così rientra in Kazakistan. Sotto la sua guida, la banca sembra prosperare, ma quando la crisi economica globale fa collassare il sistema, i revisori scoprono un buco multimiliardario nei bilanci della BTA. Senza dare spiegazioni, Ablyazov fugge nel Regno Unito, dove gli viene garantito asilo politico. Load me up, raise your bet, lay it all on the line, I'll be worth every dime, I tell you, put your money on me. Come riuscì Ablyazov a orchestrare un furto di tale portata, che secondo gli investigatori ammonterebbe ad almeno 6 miliardi di dollari, ma probabilmente molti di più? Da quello che so, esisteva un'organizzazione criminale capeggiata dal signor Ablyazov, che a quel tempo era presidente della banca stessa. L'idea era di fornire prestiti di centinaia di milioni ad aziende in Russia, Georgia, Kazakistan e altri paesi ex sovietici, o anche all'estero. Ma quelle aziende erano totalmente sotto il controllo di Ablyazov o dei suoi complici. È stato molto astuto nel mantenere tutti i suoi soci più stretti all'interno del suo nucleo familiare, ad esempio entrambe le sorelle e il genero Ilya Skrapanov. Gli investigatori sostengono che Ilya Skrapanov, il genero di Ablyazov, sia responsabile e supervisore degli spostamenti dei beni da paese a paese, facendo in modo di essere sempre un passo avanti agli agenti del recupero crediti. Di questa organizzazione criminale fanno anche parte, come affermato dalle autorità kazake, persone in condizioni di rifugiati nella Repubblica Ceca. La sua ex guardia del corpo, che è anche ricercata per un'esplosione causata da un ordigno improvvisato, ha ottenuto asilo politico in Spagna. Ma i Krapanov e sua sorella hanno giocato un ruolo essenziale negli Stati Uniti e tutta la sua famiglia è stata coinvolta nella dispersione di fondi e beni. Vivono tutti una vita lussuosa, ma sono stati resi complici di un enorme crimine,
e se dovessero essere estradati o arrestati, dovranno scontare una lunga incarcerazione. Sadukas Mamshteghi, ex vicepresidente del consiglio di amministrazione alla BTA. Lavorava al fianco di Ablyazov, ma ha costantemente negato di essere a conoscenza delle frodi. Nonostante ciò, l'ex quadro della BTA sta affrontando capi d'accusa per il suo presunto ruolo nel sistema. Come ho già affermato, durante il mio impiego presso la banca non c'è stata alcuna appropriazione indebita, solo utilizzo illegale dei fondi bancari eseguito incrementando la capitalizzazione di mercato della banca. E in altre parole, i soldi rientravano sempre nella banca stessa. Non ci lavoro più, quindi non posso quantificare le appropriazioni indebite. Ma per lo più si trattava di gonfiare la capitalizzazione di mercato della banca, garantendo prestiti che poi venivano reintrodotti nella stessa. Le autorità kazake si trovarono quindi di fronte a un'investigazione criminale e finanziaria di proporzioni inaudite. La misura e la complessità della frode erano tali che si dovette istituire il team investigativo e raccogliere le prove molto velocemente. Era coinvolto un numero enorme di investigatori, divisi in diverse squadre, perché le piste da seguire sull'organizzazione criminale di Ablyazov erano così disparate che necessitavano di squadre specifiche perché venissero battute tutte. Un numero impressionante di investigatori. C'erano oltre 2000 fascicoli, incluse testimonianze e indizi. Dopo diversi anni di investigazioni, l'ammontare esatto del denaro rubato alla BTA Bank è ancora da determinare. L'ammontare dei danni finanziari per ora confermati è di 6 miliardi di dollari, una somma enorme. Calcolare l'esatto ammontare delle appropriazioni indebite è un compito difficilissimo. Sono convinto che il totale sia davvero immenso, a partire da non meno di 6 miliardi. Trattandosi di finanza internazionale, la frode si è estesa a macchia d'olio al di là dei confini del Kazakistan. Investigatori in diverse giurisdizioni accusano Ablyazov e i suoi complici di aver esteso la rete dei prestiti fraudolenti in Ucraina, Russia e molti altri paesi del mondo. Si tratta di un caso di frode molto esteso. La somma di denaro sottratta alla banca potrebbe ammontare a 10 miliardi di dollari. Non era difficile capire che c'era stata una truffa, visto l'ammontare di soldi che mancava. C'erano numerosi prestiti a società offshore, con nessuna garanzia che potessero ripagarli. La BTA Bank non è la sola vittima. Le appropriazioni indebite in Russia erano di 4,5 miliardi e si presumono un paio di miliardi in Ucraina. Una volta tirate le somme, si ottiene un ammontare incredibile di più di 10 miliardi di dollari. Ma come si possono nascondere 6, 10, 20 miliardi di dollari? Ablyazov ha dichiarato di aver vissuto in maniera relativamente modesta, ma gli investigatori hanno velocemente identificato proprietari conducibili all'ex presidente della BTA, come 3 aerei privati, 106 automobili, 20 ville di lusso, 9 palazzi di uffici nel mondo e quasi 1000 appartamenti. E inoltre sarebbe rimasto con altri miliardi da nascondere. Dove sono finiti? Quest'uomo è un ex ispettore che ha prestato servizio alla Metropolitan Police per più di 30 anni, molti dei quali come investigatore per il nucleo speciale frodi. Data la segretezza del suo lavoro, ha richiesto che la sua identità venisse tenuta nascosta. Al Capone riciclava denaro illecito attraverso una catena di lavanderie, da qui il termine denaro sporco. Gli indiziati hanno adottato questa pratica di riciclaggio su scala enorme, probabilmente mai vista prima. In breve, i criminali istituiscono società di comodo in giurisdizioni, dove si applicano determinati codici di segretezza, ad esempio dove direttori e soci sono prestanome, e quindi la vera identità dei proprietari è nascosta. Di conseguenza, queste società cominciano ad acquistare aziende nazionali o in paesi dell'Occidente, iniziando di fatto il riciclaggio del denaro. Ian Ferguson sostiene che Ablyazov e soci abbiano sfruttato paesi instabili del Terzo Mondo, come la Repubblica Centrafricana, dove si sospetta abbiano ottenuto passaporti diplomatici in cambio di grosse tangenti. Le connessioni con la Repubblica Centrafricana sono un po' confuse.
Le nostre ricerche dimostrano che in alcuni casi questi paesi rilasciano passaporti diplomatici a persone che svolgono lavoro umanitario. Non siamo stati in grado di trovare alcun collegamento tra i Krapanov e i lavori di natura umanitaria. Ilias Krapanov ha visitato la Repubblica Centrafricana e, seppure non avesse fatto alcun lavoro umanitario, è stato in grado di ottenere un passaporto diplomatico. Deve per forza aver fatto qualcos'altro. O ha fatto grosse donazioni politiche ad un futuro presidente, o si è invischiato nella tratta di diamanti e armi. E infatti, Victor Boot, un importante trafficante d'armi, ha connessioni inscindibili con la Repubblica Centrafricana e sta ora scontando 25 anni in un penitenziario a Marion, in Illinois. Gli investigatori sostengono che l'acquisizione del passaporto diplomatico da parte di Ilias Krapanov era intesa a garantire alla famiglia Ablyazov e ai suoi complici più libertà negli spostamenti oltre confine, necessari a movimentare assetti ed investimenti. È una realtà mondiale. Svizzera, Isole Vergini, Panama, Cipro, Seychelles, Lussemburgo, Belize, Mauritius, Emirati Arabi. Per citare alcuni paesi, la loro priorità era di operare in paesi dove è permesso applicare un certo codice di segretezza sulla proprietà aziendale, affinché potessero utilizzare presidenti e soci di facciata e mantenere segreta l'identità dei proprietari. Recentemente Ferguson si è recato a Ginevra, dove Krapanov possiede un esteso portfolio di investimenti. Qui voleva scoprire come il genero di Ablyazov fosse riuscito ad ottenere passaporti diplomatici della Repubblica Centrafricana. Usando una telecamera nascosta, Ferguson ha registrato il suo incontro con Leopold Samba, rappresentante della missione ONU per la Repubblica Centrafricana a Ginevra. Ok. Merci. Buongiorno, monsieur. Ça va? Ça va. Quando ho visitato la missione, ho incontrato il signor Samba e sono andato subito al dunque. La ragione del nostro incontro era di chiedergli quanto mi sarebbe costato un passaporto diplomatico. La missione a Ginevra, Afrique Centrale, République, je recherche pour un passeport diplomatique. È possibile? Gli ho chiesto, e se fossi un kazako e avessi bisogno del passaporto diplomatico, cosa è necessario fare? E mi ha spiegato la procedura. Ma tutto ciò che vi dico è la corruzione. Il ha fatto come voi, in fatto, madame. Il ha messo la valise dell'argent, il va a vedere il presidente, o il premier si dice, monsieur le premier, monsieur le président, voilà l'argent. Je peux mettre à votre disposition un avion. Un passeport, je comprends, un passeport, un passeport, mais un passeport diplomatique. Attendez, je vous donne l'argent, je vous fais ci, je vous fais ça, et j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon beau-père, j'ai ma belle-mère, oui. Je suis... Mon famille, ma chère, j'ai une famille. Ma soeur, ma frère, alors, mon frère. Le passeport. Tu donnes l'argent, c'est tout. Quindi ho chiesto un incontro e mi ha detto che se gli avessi mandato un'email lo avrebbe richiesto. Ci si doveva rivolgere ai piani alti. For the passport, I tell you, I'm not available to do something for you. But if you want to go to Bangui, I can help you. You can help me when I'm in Bangui. I can help you. I can write to Bangui authority. I tell him business there. Come to Bangui to meet you. If possible to give him diplomatic passport. E naturalmente appena mi accingo ad andare via mi chiede: è questa la valigia coi milioni? E io gli dico: no, me ne servirebbe una molto più grossa. Monsieur Samba, merci bien pour merci votre temps cet après-midi. Merci. Merci, monsieur. Accompagnez-le. Clearly, the Krapanov. Chiaramente i Krapanov non avevano ottenuto i loro passaporti della Repubblica Centrafricana da quell'uomo a Ginevra. Avevano trattato con persone più in alto. Quanto gli sono costati? Avevano ottenuto favori dalla Repubblica Centrafricana per qualcosa che Krapanov o Ablyazov avevano fatto?
Qualcuno direbbe: devono aver fatto qualcosa di particolarmente utile per avere i passaporti ONU. Sousa Jamba è un giornalista africano che si è occupato della situazione politica centrafricana per circa 30 anni. Secondo Jamba, alcuni stranieri molto abbienti come Ablyazov e Krapanov approfittavano del governo corrotto che faceva capo al presidente François Bozizé. Ablyazov e Krapanov compaiono nella storia del regime Bozizé, che è tra l'altro accusato di diverse violazioni dei diritti umani, e compaiono nel caso dei passaporti. In pratica era ciò di cui si occupava il figlio di Bozizé. Il figlio era anche coinvolto nel traffico di armi e di valuta, e anche in miniere illegali. In altre parole, aiutava imprenditori stranieri, uomini d'affari, ad andare lì, nelle miniere, ad estrarre diamanti illegalmente. Era al comando grazie alle sue conoscenze libanesi all'ufficio passaporti. E qui è dove Ablyazov e Krapanov compaiono insieme in questa storia di corruzione. Ablyazov ritiene di essere vittima di un'intricata campagna politica che sarebbe orchestrata da molteplici autorità internazionali, tutte facenti capo al governo kazako. Quando nel 2013 le autorità italiane fermarono la moglie di Ablyazov, Alma, con un passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana, sotto falso nome, lei e la figlia vennero deportate in Kazakistan. Alma Shalabayeva, coniuge di Ablyazov, è ricercata in Kazakistan con l'accusa di corruzione e falsificazione di documenti ufficiali, deportata dall'Italia per aver usato un passaporto in nome di Alma Ayan. Gli investigatori sostengono che lei sia il mezzo tramite il quale Ablyazov comunica istruzioni agli altri membri della sua rete. La deportazione di Alma Shalabayeva e di sua figlia creò un enorme scandalo politico in Italia, dove attivisti dei diritti umani sostenevano che deportando la moglie di Ablyazov in Kazakistan la si esponeva a pericolo di persecuzione o di morte. Ma invece che essere perseguita, Alma fu lasciata tornare sana e salva in Italia, dove riuscì ad ottenere asilo politico. L'idea che sia perseguitato non è supportata dai fatti. È stato in prigione e avrebbero potuto tenercelo. Quando moglie e figlia furono deportate dall'Italia, il governo kazako avrebbe potuto trattenerle, ma non lo fece. Le lasciò tornare in Italia, dove ora lei e la figlia hanno asilo politico. Quindi l'idea di una persecuzione in malafede non sembra sussistere nella vita di Ablyazov. Dice di essere stato torturato in prigione, ma fu rilasciato. Perché avrebbero dovuto torturarlo per poi garantirgli la grazia prima che fossero passati soli 12 mesi della pena totale di 6 anni? Peter Salas, avvocato di Ablyazov, si rifiuta di rispondere alle domande sui presunti crimini di cui il suo cliente è accusato da diverse giurisdizioni nel mondo. Sostiene che l'ex presidente della BTA stia affrontando una battaglia per la propria vita. Il signor Ablyazov è un guerriero. Gli alleati politici di Ablyazov in Kazakistan sono stati assassinati. Si sono presi pallottole in testa e nella schiena. Lui ha deciso da tempo che combatterà fino alla fine. Gli investigatori non considerano la possibilità che il caso contro Ablyazov sia strumentalizzato politicamente e ritengono ridicole le dichiarazioni dell'avvocato circa le attività del suo cliente rivolte a tenere il denaro al sicuro dal governo kazako. Ai tempi delle appropriazioni indebite, la banca non era di proprietà del governo. Quelli erano i soldi dei risparmiatori, dei clienti della banca. Erano i soldi degli azionisti. Ciò che il governo sta facendo condurrà alla giustizia. Se un individuo commette un crimine in Kazakistan, le autorità di polizia sono obbligate a portarlo di fronte alla giustizia. Punto e basta. Nonostante Ablyazov stia cercando di mantenere un basso profilo mentre è in prigione, professando la sua innocenza,
Noi abbiamo indizi molto forti che dimostrano come stia orchestrando i suoi affari tramite il suo genero Krapanov e tramite illegali ed agenti fiduciari che vengono istruiti da Krapanov. In pratica, l'operazione consiste nel far filtrare i soldi rubati al popolo kazako nel sistema bancario occidentale. Oltre al rilascio di prestiti a perdere, alcuni membri influenti della banca erano coinvolti in altre pratiche illegali, atte a gonfiare artificialmente il valore di mercato della BTA. Durante le investigazioni criminali abbiamo notato un'infondata crescita del valore di mercato della banca. Era stato, come dire, gonfiato. La capitalizzazione di mercato della banca era stata aumentata tramite la pratica illegale dell'erogazione di prestiti a se stessa. Col tempo saremo in grado di confermare il valore totale dei danni. Gli ex amministratori della BTA Bank insistono di non essere a conoscenza della frode multimiliardaria che si era svolta sotto al loro naso. Innanzitutto nessuno sapeva che stesse progettando appropriazioni indebite di denaro. Tutti credevano che stesse usando gli asset per aumentare il valore di mercato della banca. E dopo la loro vendita, gli asset sarebbero rientrati nella stessa. Avevo inteso che alcuni fondi della banca erano stati usati per finanziare i suoi progetti o aumentare la capitalizzazione di mercato. Ovviamente tutti avevano capito che c'era una crisi in arrivo e inoltre che sarebbe stato impossibile vendere i progetti o la banca per trarne un sostanziale profitto. Gonfiare il valore di mercato della banca aveva due scopi. Da un punto di vista esterno, la banca sarebbe sembrata prosperare sotto la presidenza di Ablyazov. Da un punto di vista interno, l'inaudito numero di prestiti rilasciati dall'istituto avrebbe spostato l'attenzione sulla pratica illegale di gonfiare il valore di mercato, mettendo in ombra la ben più criminosa appropriazione indebita. Ci si immagina che per compiere una tale frode non la si potrebbe spuntare da semplice impiegato, perché ci sarebbe una supervisione. Ma siccome era il presidente e principale azionista, faceva prestare denaro dalla propria banca ad aziende delle quali lui era beneficiario nascosto, tramite prestanome di facciata. Di fatto, prestandosi soldi che non sarebbero mai stati restituiti. Legami di parentela molto stretti, inclusi quelli acquisiti tramite matrimoni, sono parte centrale della cultura kazaka. Alcuni sostengono che l'ex presidente della BTA sfruttasse questi valori culturali a suo vantaggio. Erlan Kosayev, un chirurgo di Almaty, era uno dei prestanomi di una società di comodo di Ablyazov e si presume che abbia collaborato con la sua rete. Lui insiste di essere stato coinvolto involontariamente nella truffa per lealtà nei confronti di sua cognata che lavorava alla BTA. Mia cognata lavorava alla banca e stava per andare in maternità. Si è sposata tardi e stava per avere un bambino. Normalmente il congedo di maternità inizia al 7° mese di gravidanza. Era già all'8° mese, ma non la lasciavano andare. Mi spiegò che parte del suo lavoro consisteva nel firmare alcuni documenti e aveva bisogno di trovare qualcuno che li firmasse durante la sua assenza. È fondamentale nella cultura kazaka prendersi cura dei propri parenti, quindi ho pensato che non sarebbe stato un problema se fossi stato io a firmare i documenti durante la sua maternità. Questo mi ha coinvolto nel caso della BTA Bank. Kosayev è al momento indagato in Kazakistan per la sua presunta parte nella frode. Sostiene di essere stato incastrato da Ablyazov nel diventare, a sua insaputa, direttore di una delle società di comodo. Ma la procura è molto scettica sulla veridicità della sua versione. Ti faresti coinvolgere a tal punto da diventare complice di un crimine per aiutare tua cognata che lavora alla banca? Non penso proprio. Non penso che questa scusa possa reggere. Non riesco a immaginare il giudice che dice: «Ah, volevi aiutare tua cognata, giustamente». Sapeva di fare qualcosa di illegale, lo sapeva di certo. Altrimenti viene da chiedersi come sarebbe potuto diventare chirurgo con quel livello di ingenuità. Pochi mesi dopo aver prestato il proprio nome come direttore, Kosayev viene chiamato per un incontro in un bar ad Almaty. Quando arrivai in questo bar, c'erano un sacco di altre persone oltre a me. Non ero l'unico. Ci dissero
che era di vitale importanza che andassimo a Bishkek per una consultazione e che questa non sarebbe durata più di 2 settimane. Ci dissero di fare i bagagli, ci diedero soldi sul momento per pagare il viaggio, credo $1,000, e quindi tutti si prepararono e andarono. Kosayev tornò al bar con la valigia pronta e sostiene di aver creduto che la consultazione non sarebbe durata più di 2 settimane. Muratbek Katebayev, un esponente politico vicino ad Ablyazov, disse a Kosayev di dirigersi a Mosca, dove avrebbe dovuto continuare il suo lavoro come prestanome per una delle società di comodo. Ma Ablyazov necessitava anche di persone all'interno per approvare le richieste di credito. Sol Bulatkanova, ex direttrice esecutiva della divisione prestiti, ha scontato una sentenza carceraria per la sua complicità nella frode. Ha informato gli investigatori che i prestiti venivano amministrati come se fossero legittimi. Io, come membro della commissione prestiti, ricevo una richiesta di credito per l'acquisto di un terreno e per la costruzione di edifici residenziali sullo stesso, da rivendere poi con profitto. In altre parole, un progetto imprenditoriale. Faccio il mio lavoro, analizzo la praticabilità del progetto e i tempi di restituzione del prestito e come membro della commissione prestiti dico sì, il progetto è interessante, questo è quanto. Siamo stati condannati per favoreggiamento all'appropriazione indebita e il principale autore della truffa era, per quanto ne so, Ablyazov. Per l'inchiesta noi eravamo accessori all'appropriazione indebita. Bulatkanova è convinta di aver pagato un caro prezzo per la sua parte nel crimine e di essere stata manipolata dall'ex presidente. Mi sento ingannata, come dovrei sentirmi. Ma soprattutto sono molto triste per mio figlio, che ha sofferto la mia assenza. Ti senti tradita da Ablyazov? Ovviamente. Quando i dubbi cominciarono a crescere all'interno della BTA Bank, Ablyazov passò al contrattacco tramite propaganda. Creò numerose aziende di comunicazione che iniziarono a trasmettere la sua versione degli eventi. Non posso dire di essere molto negativo nei riguardi della sentenza, perché l'accusa è semplicemente senza senso, basata sul nulla. I giudici hanno accettato le tesi dell'accusa troppo facilmente. Ora ricorreremo in appello, ma sappiamo che c'è una motivazione politica dietro a questo. Vogliamo provare a tutto il mondo fino a che punto il nostro sistema giuridico è marcio e strumentalizzato. Ma secondo esperti in comportamento e linguaggio del corpo, le prestazioni di Ablyazov in queste interviste non erano affatto convincenti. Susan Constantine è un'analista comportamentale che ha lavorato a stretto contatto col Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ed è specializzata in comunicazione non verbale. Avevamo 23 filmati, quindi la cosa più importante per me era guardarli tutti e determinare il suo comportamento normale. Un video solo non sarebbe sufficiente, ma guardandone diversi si comincia a notare un modello comportamentale. Cerco determinate cose come espressioni facciali e atteggiamenti che si disconnettono dal tono della voce, da come viene modulata e da ciò che sta dicendo. Qualsiasi cosa possa essere contraddittoria. Dopo aver analizzato tutti i 23 filmati disponibili, ho notato un filo conduttore molto interessante. C'erano, come li definiamo in gergo, degli attimi d'ansia nel suo comportamento. Momenti in cui il suo gesticolare e muoversi sono diversi dalla norma che è stata determinata guardando i 23 video. Nello specifico, avviene quando ad Ablyazov viene posta una domanda che genera ansia. E siccome l'ansia è di solito creata dal fatto che c'è una versione della risposta che si vuole tenere nascosta, è evidente il tentativo di inganno. Si nota nei momenti di inganno che il suo comportamento cambia a seconda dell'intervistatore. È diverso con quelli sui quali ha controllo, come ad esempio una delle intervistatrici con la quale diventa posato, immobile. Questo è un segno di comportamento ingannevole. Perché se normalmente parla gesticolando e muovendosi molto, quando invece diventa calmo e i movimenti diminuiscono, si nota una grande differenza. In diverse occasioni rimane immobile e il suo viso diventa inespressivo, come a nascondere determinate emozioni, perché tutto ciò che si pensa o si prova automaticamente traspare nella comunicazione non verbale.
Gli investigatori del caso BTA sostengono che Ablyazov sperava di dirottare l'attenzione dalle sue attività illegali, attaccando politicamente la sua patria. A dirigere questa strategia di comunicazione c'era il capo della sicurezza di Ablyazov, Alexander Pavlov. Pavlov è ricercato in Kazakistan con accuse di terrorismo nel paese e, nonostante l'asilo politico garantitogli dalla Spagna, rimane sulla lista dei ricercati dell'Interpol. Per quanto mi riguarda, io sono nato in Kazakistan, sono cresciuto qui, la mia famiglia vive qui e un tempo era lo stesso per il signor Ablyazov. Trovo davvero strano che un uomo nato qui, che qui ha fatto la sua fortuna, possa poi dire tali falsità al mondo intero sulla sua patria. Sono falsità, nient'altro che bugie. L'unico suo obiettivo era di screditare il governo attuale e il presidente, ma ha fallito. La sola propaganda non poteva però occultare le dimensioni delle attività illegali di Ablyazov, il quale, accorgendosi che il cerchio si stava chiudendo, fuggì nel Regno Unito, richiedendo asilo politico. All'inizio le autorità diedero credito alla sua storia, ma quando i procedimenti legali atti a determinare e recuperare i beni di Ablyazov iniziarono nelle aule britanniche, domande scottanti sulla natura e dimensione della sua ricchezza cominciarono ad affiorare. Dopo aver ignorato diversi ordini della corte a chiarire e specificare ogni dettaglio sul suo patrimonio, Ablyazov venne accusato di oltraggio alla corte e condannato a quasi 2 anni di carcere. La conclusione di alcuni dei più eminenti giudici britannici fu schiacciante. Il signor Ablyazov non può più fingere, come ha già fatto, di volersi attenere agli ordini della corte. Il signor Ablyazov è persistente e recidivo nel suo oltraggio. Le offese perpetrate dal signor Ablyazov sono molteplici, persistenti e prolungate. Includono occultazione, menzogne durante i controlli incrociati e sui suoi beni, il tutto supportato da corruzione per false testimonianze e documenti falsi. È difficile immaginare una parte in causa di un procedimento commerciale che si sia comportata in modo così abietto, cinico e opportunista nei riguardi della corte come il signor Ablyazov. Ma proprio quando il giudice Tier emise la sentenza su Ablyazov, l'ex banchiere scappò di nuovo, questa volta in Francia. Più tardi, usando uno dei suoi canali televisivi, dichiarò che i giudici britannici agivano per conto della BTA Bank. Per ottenere un risultato veloce mi volevano incarcerare. Quindi iniziarono questo processo per oltraggio alla corte. In cosa consisteva il mio oltraggio? Non avevo dichiarato la totalità dei miei beni. La banca sostiene che io abbia occultato alcune aziende e proprietà che in realtà mi apparterrebbero. Per questo la loro richiesta era per la massima pena, 2 anni di carcere. Questa, in pratica, è la loro accusa, che hanno archiviato, con grande creatività, il 16 maggio, il giorno del mio compleanno. Il caso d'imputazione se l'era cercato mentendo al giudice. E nemmeno per un secondo posso credere che il governo del Kazakistan abbia alcun tipo di influenza sulla Corte Suprema a Londra. Penso sia assurdo anche solo suggerirlo, ma fa parte della strategia. Sono la vittima, i kazaki sbagliano, i russi sbagliano e gli ucraini anche. La giustizia britannica è ottima, eccetto quando si trova a dover accettare la sentenza. Tutti i procedimenti penali si stanno svolgendo nel Regno Unito. Abbiamo visto la sentenza, come in Svizzera, negli Stati Uniti e in Francia, quindi non sono il tribunale o la procura kazaki a dire che il signor Ablyazov è un truffatore. È stata la Corte Suprema a Londra a dirlo chiaramente. Per 1 anno e mezzo Ablyazov rimase latitante in Francia, evadendo sia lo Stato che gli investigatori privati. Ma il 22 luglio 2013, alla Corte Suprema di Londra, gli investigatori finalmente trovarono qualcosa di nuovo. Olena Tyshenko, l'avvocato che svolse un ruolo focale nel creare le società di comodo che Ablyazov usava per nascondere il denaro. Sospettata di aver stipulato falsi contratti per i progetti e le richieste alla banca e di aver cercato l'approvazione governativa. Era lei che creava le strutture interne e nominava i direttori prestanome ed altre figure atte a coprire la frode.
Olena Tyshenko è un altro soggetto interessante in questa storia. Una bellissima donna dal grande stile, consulente di Ablyazov. I russi sostengono lo consigliasse su come nascondere il denaro e come creare società. È un avvocato. Venne pedinata quando lasciò Londra per andare a trovare Ablyazov nel sud della Francia. Fu seguita da una squadra di sicurezza che la sorvegliava su richiesta della BTA Bank. La pedinarono fino alla villa nel sud della Francia. Si accorsero che Ablyazov era lì. Le autorità ucraine, dato che era in arresto su loro richiesta, informarono la polizia francese che dispiegò un'operazione massiccia per stanarlo. Si temeva che avesse una sicurezza armata, quindi la polizia francese si era preparata al peggio. Ma alla fine nessuno si fece del male. Entrando, la polizia trovò Ablyazov seduto al computer. In un'altra ala della villa di lusso trovarono sua sorella Gaucher. Gaucher Ablyazova, la sorella dell'oligarca alla quale fu garantito asilo politico negli Stati Uniti nel 2004. Ablyazov faceva pagamenti ricorrenti alla sorella, alcuni oltre il milione di dollari che egli stesso descrive come regali. Lei dichiarò agli investigatori di essere regolarmente in contatto telefonico col fratello. Sotto stretta sorveglianza armata e con un elicottero a controllare dall'alto, Ablyazov fu finalmente preso in custodia. L'americano Jody Hudson, il compagno di Gaucher, aveva affittato la villa usando un conto bancario offshore. Jody Hudson, dirigente nella Commissione statunitense per la regolamentazione nucleare, ha lavorato per due dipartimenti federali degli Stati Uniti. Hudson aveva affittato a suo nome la villa dove Ablyazov aveva vissuto nel periodo precedente al suo arresto. Nonostante il suo ovvio coinvolgimento nei fatti, ha negato un'intervista per questo film. Vivono in una villa da sogno nei sobborghi di McLean, in Virginia. Abbiamo chiesto in giro, collabora con la CIA, che ha la sua base proprio qui, dietro l'angolo? Nessuno nega o conferma. Ma di certo i due hanno uno stile di vita lussuoso, indubbiamente. Basta vedere l'abitazione, le foto delle vacanze che pubblicano su Facebook. Vanno qui, vanno là. Questo è un cittadino statunitense che lavora per il governo federale e sa che il fratello della sua fidanzata è un fuggitivo. In poche parole, è un ricercato. E cosa fa? Decide di pagare l'affitto di una casa per lui. Verrà indagato? Probabilmente le autorità federali degli Stati Uniti decideranno di investigare su di lui per sospetto tradimento. I processi fecero il loro corso. In meno di un mese dalla cattura di Ablyazov, la donna che aveva condotto la polizia al suo covo, Olena Tyshenko, era ammanettata davanti ai giudici del tribunale Tierskaya a Mosca, accusata di essere complice nell'appropriazione indebita e riciclaggio del denaro. La mettono in prigione. La fanno uscire di prigione. Si trasferisce in Ucraina e quasi immediatamente viene assunta come vice capo del gruppo amministrativo del presidente. Più recentemente è stata messa a capo della divisione antiriciclaggio. Quindi, dopo aver speso anni aiutando Ablyazov a nascondere soldi, Olena Tyshenko ora aiuterà le autorità ucraine a recuperare i miliardi che sono stati trafugati. Nonostante le molte critiche, gli investigatori kazaki ritengono che impiegare Olena Tyshenko come leader nella divisione anticorruzione sia una mossa intelligente. È il gioco dove il ladro diventa guardia. La cosa mi ha stupito, ma evidentemente gli ucraini trovano che lei abbia le capacità. L'anno scorso fu arrestata in Russia. La misero in carcere e poi lei accettò di cooperare con entrambi i governi. Intendo il governo russo e quello kazako, così da aiutarli a portare Ablyazov e complici alla giustizia.
E per quanto riguarda l'uomo al centro della rete? La Francia non possiede un trattato di estradizione col Kazakistan, ma sia Russia che Ucraina insistono nel tentativo di portare Ablyazov in tribunale nel loro paese, dove, secondo gli investigatori, sarebbero stati rubati diversi miliardi. Durante la sua comparizione in tribunale, tutti i suoi parenti più stretti, inclusi i genitori, la moglie e la sorella con il compagno Jody Hudson, arrivarono per supportarlo. E di nuovo i suoi avvocati scelgono di ignorare la montagna di prove a sfavore del loro cliente, basandosi invece sulla congettura infondata che se Ablyazov fosse estradato in Kazakistan lo aspetterebbero tortura e morte. In realtà si tratta delle modalità dell'arresto di Mukhtar Ablyazov che sono scandalose. Non solo perché l'arresto è stato effettuato sotto richiesta del governo ucraino, ma anche per le ambigue e violente condizioni della sua detenzione. E quindi, naturalmente, stiamo chiedendo alla procura di istruire un'inchiesta sulle modalità dell'arresto e le seguenti procedure. Ora sta al governo. Il governo deve prendere una decisione. Deve decidere se estradare il signor Ablyazov o no. Non posso credere o immaginare che il governo francese mandi un opponente politico, un dissidente, in un paese dove i dissidenti vengono assassinati per strada. Il Consiglio di Stato esaminerà l'intero caso, specialmente la natura politica del caso. Questo è fondamentalmente un processo politico e il Consiglio di Stato deve prenderne atto. Dopo il Consiglio c'è il Tribunale Europeo dei Diritti che può opporsi e fermare l'estradizione. Quindi, in termini legali, il signor Ablyazov ha ancora molta strada da fare. Gli studiosi del caso, però, ritengono che gli unici moventi politici siano quelli di Ablyazov stesso. Non c'è fine al suo ego? Vuole diventare presidente del Kazakistan? Non lo so. Ha fatto fortuna già prima della BTA Bank. Era un uomo molto ricco ben prima di avere sottratto la banca ad un paese che poi ha disprezzato. Secondo altri, specialmente per molti kazaki, Ablyazov non solo ha danneggiato l'economia del suo paese, ma ha anche rovinato la reputazione globale del Kazakistan. E così facendo, ha messo tutta la sua famiglia a rischio di incarcerazione per la loro parte nel crimine. Come si permette di comportarsi così male nei confronti del suo paese, del suo stesso popolo, dei cittadini del Kazakistan e delle sue leggi? In Kazakistan crediamo che chiunque voglia arricchirsi incontrerà problemi ad un certo punto. Da uomo, credo che quando ci si trova faccia a faccia con tali problemi, si debba lasciare la propria famiglia al di fuori di essi. Se lo mandano in Russia o in Ucraina, non lo rivedremo mai più e i miei figli non lo potranno conoscere. Secondo me, questo è stato l'errore più grosso di Ablyazov. La sua idea era di fidarsi della sua famiglia e basta. Questa fiducia si traduceva in posizioni esecutive all'interno delle società, che non erano altro che una macchina posticcia per il riciclaggio del denaro. Per sua sorella, per il marito di sua sorella, o persino per la figlia. Intendo dire che ora dobbiamo... Il governo deve inseguire tutti i suoi parenti, il genero, la figlia, la sorella, perché stanno spendendo i nostri soldi. Vivono nel lusso negli Stati Uniti, comprando ville in California, creando imprese nella Silicon Valley, guidando Bentley e volando in aerei privati. Noi non ci stiamo. Ad oggi, Ablyazov è detenuto nella famosa prigione francese di Fleury-Mérogis, nel sud di Parigi.
giocando a scacchi con se stesso e pensando al suo futuro. E forse a qualcos'altro. Ablyazov ha sempre voluto di più. E coloro che ne hanno seguito i movimenti e la storia sostengono che la truffa commessa durante i suoi giorni alla BTI Bank stia continuando, orchestrata direttamente dalla sua cella. Presumo che gli sia permesso incontrare i suoi parenti in prigione, moglie, figlia, genero, e probabilmente durante questi incontri assegna compiti e istruzioni da riferire ai complici che seguono i suoi affari nel mondo. Ma sono anche convinto che, data la dimensione dell'operazione, l'ammontare dei beni e il numero di persone coinvolte su disparati territori, sia impossibile che lui riesca a controllare e coordinare tutto quanto dalla sua cella in carcere. Per quanto riguarda la banca, certo, recupereremo più soldi di quanti ne abbiamo già recuperati, ma non è una procedura semplice. Ablyazov e complici continuano a fare tutto il possibile per nascondere i beni e far sparire i soldi. Continueremo a recuperare denaro, ma ci vorrà tempo. Gli investigatori ritengono che le dimensioni economiche di questo crimine continueranno a crescere, oltre i 10 e probabilmente 20 miliardi di dollari, interessando tutto il mondo. Somma che in banconote da un dollaro messe in fila basterebbe a circondare il mondo 77 volte. Il cerchio continua a stringersi. Un certo numero di persone coinvolte sono state processate e alcune hanno scontato pene carcerarie. Ablyazov è soggetto a 2 richieste di estradizione dalla Francia da parte di Russia e Ucraina, e dovrà far fronte alla giustizia almeno per alcuni capi d'accusa. Stranamente, le autorità britanniche, che avevano condannato Ablyazov a 22 mesi di carcere, non hanno richiesto la sua estradizione dalla Francia, cosa che un ex ufficiale del nucleo speciale frodi trova sorprendente. Sono sorpreso, ma ne capisco le ragioni, perché le risorse necessarie sarebbero enormi. Non solo si dovrebbe investigare in ambito britannico, ma si dovrebbero anche considerare tutti i paesi di origine del denaro. Ad esempio, un'investigazione sul riciclaggio di denaro in Regno Unito sarebbe relativamente semplice, ma si dovrebbe poi investigare sulle origini del denaro in Svizzera, Isole Vergini, Panama, Cipro e Kazakistan, la fonte di tutti quei soldi. E questo indubbiamente richiederebbe risorse al di là di quelle di cui si dispone. Il nucleo speciale frodi nega che sia l'assenza di risorse ad essere d'ostacolo, ma non spiega in dettaglio le ragioni per le quali non ci sia stata una richiesta di estradizione. Grazie ai miliardi rubati alla BTA Bank, Ablyazov e complici si sono potuti permettere i lussi più stravaganti che i soldi potessero comprare. Ma con gli investigatori alle costole, presto si dovranno abituare ad un'altra musica.